Buongiorno a tutti, benvenuti all'avvio dell'Italian Hacker Camp. Parleremo nei prossimi 45 minuti di psicologia della cybersicurezza. Io mi chiamo Luca Pezzullo, lavoro all'Università di Padova, sono uno psicologo e mi occupo appunto in particolare di psicologia del rischio, della sicurezza e dell'emergenza. In questo ambito ho lavorato appunto con alcune istituzioni italiane e internazionali. Nella presentazione appunto che andremo a vedere faremo appunto una breve sintesi di alcuni concetti di psicologia della sicurezza per come sono applicati e implementati nel contesto della cyber security. Devo però partire con una domanda a voi. Ci sono psicologi in sala che non si vergognino di ammettere di essere psicologi, chiaramente? Perfetto, ok. Allora, io vi devo premettere che ovviamente in 50 minuti non riusciremo a fare un approfondimento articolato su tutti gli assetti tecnici e metodologici. Andremo a fare quella che è una veloce overview di quelli che sono i principali concetti della psicologia applicata alla cyber security. Necessariamente sull'aspetto psicologico, ed è per questo che ho fatto la premessa, dovrò andare giù tagliato con l'accetta, nel senso che dovrò fare una serie di semplificazioni di concetti molto sintetici per andare a cogliere il punto principale, però volevo chiedere se c'è un collega mi spara perché semplifico in maniera un po' brutale alcuni concetti. Poi ovviamente, se qualcuno vuole approfondimenti, letteratura, eccetera, ne parliamo anche in seguito, ne parliamo su Facebook, ne parliamo in altri contesti. Andiamo però a partire. Perché ci interessano i fattori umani? Le slide sono in inglese, la tag sarà in italiano, spero non ci siano problemi rispetto al contenuto. Okay. Perché ci interessa la psicologia della cyber security? Perché ha un ruolo e un impatto significativo su quello che sta succedendo nel panorama strategico della sicurezza informatica? Beh, quello che sta evolvendo, soprattutto negli ultimi anni, anche in tutte le survey open rispetto a quelli che sono i trend strategici della sicurezza informatica, se intendiamo la sicurezza informatica, quindi la InfoSec, non semplicemente come l'implementazione di un algoritmo di crittografia o la ricerca dell'exploit specifico, lo zero day di turno, ma proprio come la costruzione di un ecosistema di sicurezza intorno ad esempio agli asset istituzionali, aziendali, organizzativi che dobbiamo proteggere, che quindi è un po' la logica del CISO, cioè Information Security Officer, quindi della messa in sicurezza delle informazioni di un'organizzazione, di un ente, di un'azienda in maniera completa e integrata attraverso tutti i livelli che la sicurezza delle informazioni può assumere. E andiamo a vedere qualcosa di abbastanza preoccupante. Negli ultimi anni gli attacchi che si sono basati, per certi aspetti è sempre stato così, ma in questa fattispecie sta diventando ancora più significativo, che si sono basati su attack vector o attack surfaces di natura psicologico-sociale sono aumentati in maniera significativa. Ma la cosa drammatica è che stanno avendo un tasso di successo rispetto agli attacchi classici che sta diventando veramente inquietante in termini sia di attacchi riportati, e ovviamente sappiamo benissimo che rispetto agli attacchi riportati c'è tutto un underdark di attacchi che non sappiamo che sono occorsi, o magari la stessa vittima, organizzazione, istituzione che li ha subiti non si è neanche resa conto che sono avvenuti, quindi c'è una sottovalutazione significativa del numero di attacchi di cui abbiamo riscontri, ma che stanno iniziando ad avere un tasso di professionalizzazione dell'uso di questi attack vector e attack surfaces che sta portando danni economici molto significativi. Vedremo alcuni dati, però ecco, io vorrei proprio partire con questa, che sarà anche una delle cose con cui chiuderemo, che è il punto fondamentale, cioè che l'uomo che sta nell'organizzazione, l'uomo che sta davanti alla tastiera, l'uomo che riceve la mail, è spesso l'elemento più debole di un sistema di sicurezza. Questa è una vignetta molto, vabbè, abbastanza nota, però io la considero molto significativa. Abbiamo appunto da un lato tutta una serie di tecnologie, algoritmi, software, procedure, eccetera, e dall'altro abbiamo Dave, l'essere umano che può mettere in crisi qualunque implementazione, anche di alto livello, anche molto accurata, molto avanzata, di un ecosistema di sicurezza informatica. Ecco, da questo punto di vista, noi come community della sicurezza informatica spesso ci siamo focalizzati su questa dimensione, ottenendo anche risultati interessanti, e ci siamo però dimenticati, e quindi abbiamo uno studio di vulnerabilità, di exploit, di modalità di attacco, di messa in sicurezza di sistemi, ma abbiamo pochissime informazioni di solito su quelli che sono le vulnerabilità di questo qua, quelli che sono gli exploit che possiamo usare con lui, quelle che sono le procedure necessarie per la messa in sicurezza di Dave, che è il nostro, come si diceva tempo fa, il nostro utonto medio, utente medio. Ma ecco, è una battuta utonto, a me piace fino a un certo punto perché in realtà un po' tutti siamo Dave in un modo o nell'altro.
E un po' tutti subiamo le stesse vulnerabilità e siamo potenzialmente vittime degli stessi human exploit di cui può essere vittima Dave. Ecco, qui in questa sala mi immagino che l'audience abbia un livello di preparazione, di interesse, di sensibilità al tema della sicurezza che è chiaramente è un outlier rispetto alla distribuzione di quello che è l'attitudine alla sicurezza della popolazione generale. È chiaro che questa è una popolazione molto specifica in questa stanza in questo momento. Però anche i professionisti spesso fanno alcuni errori, di cui vedremo in maniera sintetica e veloce, è vittima spesso Dave. Vediamo, prima di partire, due o tre trend del Security Report 2017 di Accenture, dei Trend Micro, perché li vediamo, li riprenderemo in itinere nel corso dei nostri 45 minuti, perché alcuni di questi proprio sono rilevanti per quello che ci stiamo dicendo. Spear phishing e attacchi complessi, molto sofisticati, che vanno a evadere quelle che sono le normali modalità di detection, sono in crescita rapidissima. Poi vediamo un paio di dati quantitativi rispetto a questo che sono anche abbastanza impressionanti. Stanno cambiando i behavior, quindi le linee di condotta e di comportamento degli attaccanti. Molto spesso, e qui stiamo parlando di sicurezza a livello governativo, a livello organizzativo, a livello aziendale, a livello business, a livello di critical infrastructure protection, stiamo osservando una crescita significativa di active targeting dell'IT security personnel, cioè le persone che si occupano in questa stanza, le persone che si occupano e si interessano di sicurezza, le persone che hanno ruoli organizzativi, ruoli manageriali, ruoli esecutivi in questo contesto, possono diventare un obiettivo di attacco interessante. È chiaro che se io vado a compromettere persone che si occupano della sicurezza, a compromettere il sistema di chi si occupa di sicurezza, ho una via regia per entrare all'interno di un sistema o di un'organizzazione o del sistema, dell'ecosistema di sicurezza, di procedure di sicurezza, di un'istituzione o organizzazione che sono interessato a attaccare. E quindi se io, che è la prospettiva che noi abbiamo qui oggi, sono interessato all'hardening, cioè all'irrobustimento dei sistemi organizzativi contro gli attacchi, in una prospettiva di blue teaming, questi sono assetti che dovrò andare a presidiare in maniera molto attenta, molto proattiva. L'utilizzo del machine learning è spesso una buzzword, se ne parla spesso, però attenzione, il machine learning negli ultimissimi anni ha avuto una serie di implementazioni interessanti sia nell'attacco che nella difesa. Vedremo due esempi in 30 secondi verso la fine della talk ed è una dimensione di cui chi si occupa di sicurezza adesso non si può dimenticare. Ransomware state sponsored, ne sappiamo tutti, ecco, i famosi attacchi ransomware. Vedremo forse se abbiamo tempo, Petya, NotPetya, WannaCry, tutti famosi, sembrano exploit puramente tecnici, ma dietro c'è una dimensione di attacco su vulnerabilità umane che è abbastanza impressionante nel modo che gli ha permesso di diffondersi all'interno dei sistemi di sicurezza. Social engineering, ingegneria sociale, è la forma classica con cui si vanno a studiare e implementare i sistemi di sicurezza all'interno dell'InfoSec, gli studi legati alle variabili psicologiche, comportamentali e organizzative. Bene, vi avevo detto, vediamo un paio di dati. I dati sono abbastanza impressionanti, sbagliato tasto, scusate. Sono abbastanza impressionanti. Stiamo parlando di 5,3 billion, cioè 5 miliardi di dollari, 5 miliardi di euro, l'equivalente, come cifra stimata rispetto ai danni di attacco diretto mirato, ad esempio di business email compromise, quindi di danni, di attacchi basati su spear phishing tramite business email compromise finalizzati all'attacco, e poi avremo due parole su questi, basato su tecniche che partono da una OSINT, quindi una ricognizione del target basato su OSINT, su open sorgenti aperti, che va a profilare la persona con tecniche psicologiche e poi va a sfruttare le vulnerabilità psicologiche del soggetto per finalizzare l'attacco, per aumentare le possibilità percentuali che l'attacco abbia successo. Di business email compromise, sanno cos'è il business email compromise? Perché non vorrei dare per scontato. Ok. Business email compromise, lo dico un attimo perché sennò andiamo, è una forma di spear phishing. Phishing? Ok, spear phishing. Walling, l'abbalenamento, cioè t'attacco come una balena, è una forma evoluta di spear phishing, ne parliamo dopo. Spesso su spear phishing o walling si basa il cosiddetto business email compromise, cioè l'attaccante, che è un attaccante professionale, non è uno che va a giocare col sistema di sicurezza dell'altro, cioè ha un obiettivo ben studiato e ben pianificato nel tempo, decide che vuole fregare soldi a una banca, un'istituzione, un'azienda, un'organizzazione, una fabbrica, quello che sarà.
e utilizza una tecnica di farsi trasferire dei fondi su conti esterni. Per fare questo deve identificare persone che all'interno di questa organizzazione aziendale hanno diritto, la possibilità di trasferire i fondi aziendali. Ad esempio, un ufficiale pagatore di una banca oppure un dirigente finanziario di una corporation, che possono autorizzare l'utilizzo di questi fondi. E cerca di ottenere questo trasferimento su un conto che ovviamente controlla lui. Però chiaramente uno non può telefonare al dirigente finanziario di un'azienda e dirgli trasferiscimi 100.000 dollari o 100.000 euro sul mio conto. Bisogna usare delle tecniche per far credere che questo trasferimento sia autorizzato. Come lo vado a fare? Vedremo un paio di esempi. Questo è il cosiddetto business email compromise. Avviene di solito partendo da una comunicazione email, in realtà poi anche tramite social. E questo appunto è quello che andremo a studiare. Di cosa parleremo? Beh, col tempo che abbiamo, in realtà del punto 2 e punto 3 parleremo poco, del punto 2 molto poco. Parleremo soprattutto di alcuni aspetti, di principi psicologici che mi interessa introdurre, poi parleremo delle modalità moderne di social engineering e poi parleremo di che cosa può fare un'organizzazione per difendersi, per provare a difendersi, per provare, come dire, a aggiornare quelli che sono protocolli, procedure e culture aziendali rispetto alle evolving threats, le minacce che stanno evolvendo con questi nuovi attack vector che stanno diventando piuttosto preoccupanti, soprattutto nel contesto business. Prima parte, 5 minuti di psicologia. Ripeto, se c'è uno psicologo, avete una fidanzata psicologa, amici psicologi, non dite quello che sto dicendo qua. Se qualcuno psicologo sta ascoltando la cosa su YouTube, eccetera, faccia finta di si vada a prendere un caffè in questo momento e torni fra 5 minuti. Semplifico brutalmente, se qualcuno vuole leggere un testo molto divulgativo, ma che comunque permette di articolare un po' di più, consiglio il Thinking Fast and Slow di Kahneman, che è una bella lettura introduttiva agli aspetti di psicologia. È divulgativa, introduttiva, non è particolarmente tecnica, ma è ben fatta e permette di chiarire le cose che ci stiamo per dire in maniera un pochino più approfondita di quello che posso fare qui in pochi secondi. Sostanzialmente, come funzioniamo? Da un punto di vista neurocognitivo, cioè come funziona il nostro cervello e la nostra mente, noi in realtà abbiamo due sistemi operativi caricati nel cervello. Userò una metafora di questo tipo. Due sistemi operativi che si sono evoluti in tempi diversi durante la nostra evoluzione da quando eravamo scimmie. Quando eravamo scimmie avevamo prevalentemente un sistema che era quello subcorticale e che viene, come dire, si basa sull'hardware che abbiamo sotto la corteccia, al centro del cervello. Ed è quello che ci porta ad accoppiarci, a spaventarci, a combattere, a mangiare, a bere, le funzioni di base di sopravvivenza. È un sistema molto grezzo, molto rapido, che reagisce in maniera molto rapida, con euristiche molto semplici, e qui utilizzo proprio il termine euristiche, individuo due o tre elementi e reagisco rispetto all'euristica, in maniera immediata, senza stare a pensarci troppo, perché non ci posso pensare troppo, ne va in ballo la mia sopravvivenza. Il poter mangiare una preda, il potermi accoppiare, il poter scappare da un predatore, i comportamenti di base. Pertanto devono essere reazioni semplici e rapide. C'è qualcosa che riconosco come una minaccia, un'opportunità, mi lancio e la faccio. Poi abbiamo un secondo sistema che utilizza, come dire, una procedura full scan dell'ambiente, è quella della corteccia, la parte superficiale del nostro encefalo. La corteccia analizza, soprattutto la corteccia frontale, gli stimoli che ci capitano in maniera logica e razionale, approfondita. Quando ci mettiamo a studiare razionalmente, analiticamente, attentamente un problema, dobbiamo fare del coding e non capiamo dov'è il problema, troubleshooting all'interno di un flowchart, ci dobbiamo mettere ad analizzare in maniera analitica e paziente ogni passaggio e capire cosa sta succedendo. Lì stiamo usando la nostra corteccia. Se invece sono al classico, avete in mente il buffet che c'è durante un convegno, una conferenza, che tutti si lanciano, la vostra reazione quando qualcuno si vi passa davanti invece sta passando dalla subcorteccia, dalla dimensione subcorticale. Frega niente, devo passare avanti io. Non state analizzando, ragionando, riflettendo, volete il cibo. Ok? Questa è la differenza tra i due sistemi. Bene, noi li usiamo insieme in contemporanea. Qual è il problema? Che se sono nella preistoria, allora il sistema rapido con euristiche di solito è sufficiente per farmi sopravvivere, ma se devo gestire l'implementazione di un ecosistema di sicurezza con sistemi informatici, relazioni umane, culture organizzative, ho bisogno di usare molto di più quello chiaramente analitico. Allora, io per riuscire, se io sono un attacker, se voglio cercare di girare intorno alle tue difese, devo cercare di spostare la tua modalità di funzionamento da quella corticale, analitica, full scan, e spingerti a usare, con qualche pretesto, con qualche modalità, adesso le vediamo,
di spostarti a una logica di funzionamento più subcorticale, più istintiva, più immediata, in cui non pensi, non analizzi, non consideri tutte le variabili in maniera adeguata. E sfruttando alcune delle vulnerabilità che sono hardwired nel nostro cervello, perché il nostro cervello è fatto così, non è che è sbagliato, è fatto così perché è così che deve essere. Attenzione a non considerarlo un errore, è proprio è una, come dire, una feature, non è un bug. È che la uso come bug, in maniera manipolativa, ma noi siamo fatti così, quindi da questo punto di vista non è che è sbagliato. Da questo punto di vista quindi io devo, se sono un attaccante, sfruttare queste, tra virgolette, feature particolari subcorticali, per riuscire a fregarti. Se sono in difesa, se sono nell'abilità, devo usarle per aumentare, sfruttare la baseline, fare leva sulla baseline dei tuoi comportamenti per cercare di rinforzare l'aspetto di comportamento. Vediamo qualche esempio pratico. Disegnino. Andremo a vedere rapidamente exploit di tipo cognitivo, emotivo e sociale. Anche questa è una semplificazione estremamente brutale. Ripeto, uno psicologo si incazzerebbe se facesse una semplificazione così lineare, però ci aiuta come esempio per capirci. Iniziamo a parlare di quelli che sono gli exploit cognitivi che posso utilizzare come attaccanti e quali sono i problemi. Bene, allora il nostro cervello, che è tanto figo, è tanto bello, elabora un sacco di informazioni in maniera articolata, eccetera, ha una serie di problemi, di limitazioni del sistema, che sono proprio limitazioni hardware, non solo software, perché proprio funzioniamo così a livello neurocognitivo. A livello cognitivo, ad esempio, noi siamo, questo è un concetto, come dire, che qualunque ingegnere può come dire, riscontrare nella sua prassi quotidiana quando deve gestire un sistemista in particolare, noi siamo cognitive miserer, cioè cerchiamo di utilizzare il minor numero di risorse cognitive, di allocare il minimo di risorse cognitive possibili per svolgere la task che dobbiamo svolgere. Come dire, il nostro cervello è costruito per risparmiare energie, per risparmiare sforzo. Ci dobbiamo concentrare apposta se vogliamo allocare maggiori energie. Ma la modalità di funzionamento base del nostro cervello è meno energie, meno risorse, alloca il meno possibile per gestire la task. Ok? Questo è un aspetto che può essere sfruttato molto facilmente, lo vedremo dopo, in un paio di tipi di attacchi. Un secondo passaggio interessante, ma il secondo lo saltiamo perché veramente devo sintetizzare un po'. Questa è una presentazione di solito da 2 ore con 45 minuti, devo un attimo sintetizzare. Noi tendiamo ad avere questa debolezza, diciamo, questa weakness. Il nostro, se mi sento in un posto sicuro, vado con un comportamento di default. Sembra una banalità, è un truismo, una tautologia, è ovvio. Però attenzione, quello che ci fa fregare, se io voglio ridurre, e questo lo fanno ad esempio anche nella realtà truffatori, ladri, borseggiatori, se io voglio ridurre la tua attenzione, devo farti sentire a tuo agio in un posto sicuro, normale, mandandoti tanti piccoli segnali ambientali, contestuali, comunicativi, che va tutto bene, è tutto ok, è normale, è la situazione ordinaria. E se è la situazione ordinaria, tu ti puoi rilassare. Se sono nella situazione strana, in cui so che qualcuno mi potrebbe fregare, è molto più difficile che mi freghi perché sto allocando le mie risorse cognitive per evitarlo. Allora, una delle tecniche classiche di social engineering è farti abbassare la tua attivazione facendoti credere che tutto sia ordinario, normale. Io sono un amico, sono un collega, faccio parte del tuo gruppo, uso il tuo linguaggio. Siamo tutti nella stessa realtà. Non c'è niente di strano, è tutto ordinario. E tutti questi elementi sottili, invisibili, continui, arrivano al mio cervello e gli dicono: ok, puoi tornare alla modalità di risparmio energetico, non è necessario allocare tutte queste risorse, va tutto bene, sono amici, siamo nel contesto abituale, sono nella mia solita cosa. Se mi vedo entrare la stessa donna delle pulizie, per la prima volta che vedo la nuova donna delle pulizie che entra nel mio studio, dove tengo dei documenti anche un po' delicati, cerco di capire chi è questa. La seconda volta, la terza volta, la quarta volta, la 44esima volta me ne frego completamente, non mi accorgo neanche che c'è. A questo punto sono andato in modalità cognitive misering, sto riducendo l'allocazione dell'energia. A questo punto potrebbe capitarmi più facilmente di lasciare dei documenti fuori. Potrebbe capitarmi di dimenticare di chiudere lo schermo quando esco se c'è lei in giro. E lei magari sta aspettando questo per fare la foto al documento. Lei magari sta aspettando questo per cercare di utilizzare, di inserire una penna USB nel momento in cui non c'è nessuno. Il social engineer, l'ingegnere sociale, interviene, si attiva nel momento in cui l'attenzione è minimale.
Il fatto che noi siamo cognitive miserer avviene anche quando noi cerchiamo di definire una password. Questo, se qualcuno di voi lavora a definire password policies, questa è una delle bestemmie più frequenti che tira. Quando gli utenti gli dicono no, basta, non posso cambiare password ogni 3 mesi, deve avere, ma lo so, vi chiamiamo tutti, 8 caratteri di cui uno maiuscolo e no, hai usato 3 anni fa, hai usato una password uguale, questa te la rifiuti e tu provi a rifarla imprecando orrendamente. No, adesso l'hai fatta troppo lunga. Mi è successo l'altro giorno, stavo, il boato credo sia sentito, ne ho fatta una di 12 caratteri e il sistema di una grossa azienda tra l'altro mi dice no, è troppo lunga, 12 caratteri. No, deve essere tra 10 e 12, cioè scusate, tra 9 e 11 doveva essere. Che ti viene già da dire, dai un'informazione utilissima a chi deve fare un attacco di brute force, perché hai definito anche lo spazio in maniera, cioè hai brutalmente ridotto la complessità computazionale dando queste informazioni in chiaro e tu dici ma stai scherzando, a parte il numero di 11 che... Ma poi mi dici anche quante, non so, mi vuoi anche dire che spazi di chiavi stai usando, se stai usando, veramente surreale. Però qual è il problema? È che le persone, gli esseri umani, noi siamo abituati, e c'è una bellissima vignetta, passo direttamente alla vignetta, conoscete? Questa è una vignetta mitica di SKCD. Il concetto è bellissimo e io lo potrei riassumere con queste parole. Noi siamo diventati bravissimi nel settore della sicurezza a inventarci regole per fare password computazionalmente forti, che però sono cognitivamente deboli. Perché una password complessa, la vera password random, o uso un password manager o me la scrivo da qualche parte, ma non me la posso memorizzare. 20 caratteri totalmente casuali. Non ce la facciamo. La nostra mente, e gli psicologi questo lo studiano da anni, riesce ad allocare risorse per memorizzare stringhe in media di 7 caratteri, più o meno 2. C'è proprio un articolo famoso in psicologia, si chiama The Magic Number 7. Più o less two, plus or less two, che dice appunto che noi riusciamo a memorizzare stringhe di solito di 7 caratteri, stringhe casuali. Se superiamo i 9, più o meno 2 in base alle caratteristiche individuali, pochissime persone riescono a ricordarsele. Se una persona vi dà un numero di telefono di 12 cifre, ve lo dice solo una volta e vi chiede di ricordarlo il giorno dopo, credo che nessuno qua di noi o ha passato il pomeriggio a ripeterselo senza scriverselo o se lo possa ricordare. Se ognuna delle nostre password ha una complessità cognitiva del cervello di questo tipo e dobbiamo cambiarle ogni 3 mesi e ne abbiamo 4-5 perché non si può fare il password reuse su sistemi diversi, è chiaro che la nostra mente fatica e quindi cerchiamo, il cognitive measuring, scendiamo a utilizzare di default password più semplici. La famosa cosa deprecata, non devi riutilizzare la stessa password su più account. Lo facciamo tutti su alcuni aspetti. A meno che non abbiate un password manager o non abbiate grossi problemi, io credo che quasi tutti almeno una volta abbiamo riutilizzato una buona password. Tutti. Così tutti, come dire, che è stata al centro di alcune delle hack peggiori che sono avvenute. Io trovo la tua password, so che tu sei uno sviluppatore di una grossa azienda, un addetto alla sicurezza di una grossa azienda, riesco a beccare la password che utilizzi su un determinato sito X e la provo semplicemente a utilizzare sul tuo account aziendale. La possibilità che mi vada bene, di fortuna, è molto elevata. Uno dei più famosi hack dell'anno scorso è avvenuto proprio così. Dopo ne parliamo, se abbiamo tempo. Quindi, il nostro obiettivo è di fare password policies che partano dalle nostre limitazioni, ma dalle nostre capacità cognitive, e il nostro cervello non riesce a elaborare informazioni senza senso. Quindi l'obiettivo è di sviluppare password policies che abbiano senso per il nostro cervello. E se apparentemente sono meno computazionalmente forti, in realtà lo sono molto di più. Perché posso fare, ad esempio come in questo caso, non riuscirò mai a trovare il testo giusto, perfetto. Posso sviluppare delle password, le parole a caso, posso anche cambiare spazio, posso mettere qualche maiuscolo, un numero, ma tanto per aumentare la complessità computazionale in caso di attacco a forza bruta, ma anche mettere frasi con parole che per me sono significative aumenta la complessità computazionale e l'entropia della password in maniera molto significativa, senza che però sia vulnerabile a un attacco dizionario. Anche l'open wall, che ha 3 milioni di password nel dizionario, le parole più utilizzate in tutte le principali lingue, più tutta una serie di stringhe particolarmente utilizzate, più le password più utilizzate nel mondo derivate dagli hack, e con una frase del genere, con l'open wall non ci faccio assolutamente niente. E sono in realtà 4 semplici parole messe una dopo l'altra che mi ricordo facilmente. È computazionalmente forte, ma soprattutto è cognitivamente forte.
perché la persona se la ricorda, non ha bisogno di scriversela da nessuna parte, non rischia di dimenticarsela e cambiando una parola posso fare, evitare anche il password reuse senza dover far sentire alla persona no, che palle, devo inventarmi un'altra password da capo, complicata, che ci metterò 3 giorni a ricordarmela. Password policy di questo tipo molto spesso sono impedite dalle regole aziendali, dalle regole organizzative, ed è stupidissimo, perché pensiamo di inseguire un sogno di purezza astratta, perché ho letto nei miei libri che devo fare la variazione, eccetera, e così costringiamo le persone, sia a livello computazionale, ma anche a livello cognitivo, nelle pratiche quotidiane, e ci vediamo tutti i classici post-it con la password scritta sopra, attaccata sul monitor. Ovunque, ovunque. Io devo ancora trovare un ufficio, in 20 anni che giro per uffici di ogni tipo, istituzioni, protezioni civili, ministeri, università, eccetera, in cui non becchi almeno una o due persone con una password lunghissima scritta sul monitor, che è come avere la porta blindata, costosissima, e le chiavi sotto lo zerbino. È veramente idiota. Questa però, attenzione, non è un problema. Uno dice, beh, ma è stupido lui. Attenzione, se io sono responsabile della sicurezza delle informazioni, questa è mia responsabilità. Io devo implementare un sistema all'interno del quale le persone non si sentano spinte a farlo. Io devo, e non devo limitarmi a dirglielo, devo anche renderglielo sperimentabile, vivibile quotidianamente, un sistema in cui loro possano sentirsi ingaggiati proattivamente nello scegliere una misura di sicurezza adeguata per la propria sicurezza. Salto velocemente, andiamo però a quelli che vengono utilizzati in particolare nei contesti di social engineering. In questi giorni mi è arrivata la mail, penso sarà arrivata a molti di voi, dello scam recente, quello del sito porno, quello che ti dice, caro X, la tua password è questa, se ci dai 1.000 dollari in Bitcoin, non daremo ai tuoi 6 più contatti più vicini su Facebook il tuo video che stavi guardando, quando appunto ti dice, insomma, abbiamo visto il sito, esattamente dove eri andato, e abbiamo intanto registrato anche con la webcam del tuo portatile quello che stavi facendo mentre guardavi quel sito. Non so, a me non è mai successo, non ho mai guardato quei siti, quindi non so assolutamente cosa possa succedere, però penso che per altre persone possa essere una cosa imbarazzante. Attenzione, analizziamo quel testo. Il testo mi dice, e questo è proprio human exploitation, vulnerabilità, io voglio essere stimato e amato e considerato una persona normale dalle persone che mi vogliono bene, mi stanno vicine. Quindi metterò in atto comportamenti che staccano la mia corteccia e mi portano a una risposta di allarme di emergenza subcorticale che mi fa prendere decisioni improvvise, impreviste, non analizzate razionalmente, se qualcosa attiva in maniera sensibile il mio rischio di sentirmi imbarazzato, messo in pericolo nelle mie relazioni, col mio matrimonio in crisi o cose di questo tipo. Quindi, nella mail ti dico subito questo. Puoi evitare tutto questo. Però devi scrivermi entro 24 ore e mandarmi in Bitcoin entro 24 ore. Riduco il tempo, come dire, ti metto un time constraint per evitare di darti tempo di pensare adeguatamente, di analizzare e raccogliere informazioni. Quindi cerco di attivarti subito, di togliere, qual è l'obiettivo del social engineering? Ti stacco il sistema corticale, analitico. Ti porto a funzionare in maniera un po' più, perdonatemi il termine, animale, cioè arcaica. Emozioni, vissuti, reazione istintiva. E poi ti tengo lì, mettendoti subito l'orgoglio, la vergogna, il rischio di rovinarti nei tuoi rapporti sociali, ti do poco tempo, ti do la possibilità di recuperare, di riagganciare le attività corticali. Cerco di mettere sotto pressione emotiva e la decisione, il comportamento, cerco di manipolarlo in modo tale che sia preso in uno stato di iperattivazione emotiva. Può essere l'imbarazzo, può essere l'orgoglio. Tecniche classiche di social engineering sono invece farti sentire speciale, orgoglioso, più capace. Tu mi puoi aiutare? Tecnica classica, anni 90, anni 2000, mi puoi aiutare a fare questa cosa che non riesco a utilizzare il mio sistema e tu magari con le tue password riesci ad accedere e mi aiuti a fare questa operazione? So che non si potrebbe, però tu sei così bravo e gentile, se poi tu sei del sesso opposto e piacente, gentile, con gli occhi da cerbiatto, ti viene un pochino. Anche qui però cosa sta facendo il social engineer? Sta sfruttando un'attivazione, vuole staccare la tua corteccia e farti funzionare a livello subcorticale. Esempio un po' semplicistico, ma è per capirci. L'obiettivo del social engineering è far funzionare le persone a livello subcorticale. Questo è il punto da portare a casa su questo. L'information security officer deve mettere in atto procedure e processi che sanno che questo è normale e che aiutino le persone
soggette a un attacco del genere, a ripristinare rapidamente un sistema di funzionamento corticale, a rendersi conto del rischio e a tornare a un sistema di funzionamento corticale, a passare da una modalità euristica un po' fatta così a un full scan di quello che sta succedendo. E tutte le policy, le procedure, gli strumenti devono essere finalizzati a questo, nel training iniziale, nella formazione che faccio, per farti riconoscere il tipo di attacchi e farti capire come si funziona. Nel mettere in atto procedure, adesso lo vediamo, che mi obblighino nei momenti di ansia o di confusione a fermarmi e a riagganciare la corteccia, diciamola così, a ritornare per forza prima di fare un atto inconsulto, troppo rapido, superficiale. Classico esempio, veniva utilizzato scusate, qui passo un pochino veloce, poi le slide ve le potete leggere tranquillamente, che tanto saranno online. Un classico esempio era quello del baiting. Vi ricordate Stuxnet? Famoso. Primo virus che attaccava i sistemi SCADA in maniera industriale, professionalissimo. Ora, sembra, è chiaro che poi non si saprà mai com'è andata veramente, però da fonti aperte, inchieste giornalistiche anche di giornali importanti, che sia stato, come faccio a inserire Stuxnet dentro i sistemi SCADA di una centrale industriale segreta di un paese ostile? Sembra che l'abbiano messo su una penna USB con delle foto porno. E così Dave, vi ricordate quello della foto iniziale? Io posso avere le procedure, le regole, 18 milioni di antivirus che in real scan e in real time mi fanno il full scan di ogni singolo virus WAR file che passa con analisi del codice fatta dall'ognomo hacker che sta dentro il computer, che controlla tutto con cifrature AES256 di tutti i dati a Trust, in Transit, in Use. E però ti metto le foto porno e io infilo la penna USB dicendo: "Ui, che figata, vediamo cosa c'è." E zac, e Stuxnet è entrato nella rete. E tutti gli investimenti nel sistema di sicurezza saltano come si sciolgono, come ci sciogliamo noi fuori oggi con questa temperatura. È una human exploitation, vulnerabilità. L'essere umano che si trova davanti al bait, alla. In realtà, la mia pagina Facebook l'ho chiamata Bits and Baits proprio per questo, bits e trappole, esche. Ok, può essere interessante, ma potrei usare Photoshop con ISO. Oh, caspita, qualcuno si è dimenticato la penna USB con Photoshop Ultima Edizione, l'ISO o World of Warcraft o quello che è. E in questo modo scavalco il sistema. Il dump diving, altra tecnica classica, ne abbiamo parlato, la signora delle pulizie che entra, noi diamo per scontati molti aspetti nell'ecosistema di sicurezza, ma noi non dobbiamo darli per scontati. È semplicissimo. Dump diving. Noi siamo sicuri di tutti quelli che ci entrano in ufficio se lavoriamo in un'azienda, in un'organizzazione, in un'università, in un centro di ricerca? Perché? Molto semplicemente, se io ho la possibilità di dare 300 euro, se io so che ad esempio ne parlavamo con alcuni amici di università che sono impegnati in progetti finanziati molti milioni di euro dalla Commissione europea e dicevano: "Beh, noi abbiamo qui tutti i materiali su cui stiamo lavorando riservati." E io vedevo questa signora delle pulizie che andava avanti e indietro nello studio, loro avevano alle pareti tutti i loro dati, le cose, no? E per entrare lì io ho dovuto passare due porte con il badge, la telecamera che mi riprendeva, la guardia giurata all'ingresso, vedevo questa che andava avanti e indietro davanti ai documenti. E chiedo a un certo punto: "Ma anche lei deve fare i controlli?" "Ah no, lei ha le chiavi." "Ma cosa vuoi che le interessi?" Allora dico: "No, un attimo. Se entro io, è quello che dicevamo prima, no? La baseline, quello che è sicuro e ordinario, no? Quella debolezza cognitiva, questa vulnerabilità della nostra mente, che se qualcosa è nel panorama ordinario, non la considero più straordinaria. E quindi mi rilasso, non la considero più un pericolo e questo mi frega." Parentesi, l'80% degli incidenti stradali noi li facciamo entro un raggio di 5 km da casa nostra. Cioè noi abbiamo, se facciamo un incidente stradale, l'80% che sia lì. Perché? Perché vicino a casa nostra siamo più rilassati, andiamo in pilota automatico, sappiamo come sono le curve, i semafori, quanto si deve aspettare in quel punto e quanto in quell'altro, com'è quella curva. E quindi stacchiamo l'attenzione attiva, andiamo in automatico, pilota automatico. Se mi trovo al centro di una città straniera che non conosco, invece sarò in modalità full scan, attentissimo, prudente, non farò cazzate, mi muoverò in maniera adeguata, iperprudente al limite. Quindi il rischio di incidenti è molto minore, paradossalmente. L'80% li faccio vicino a casa, perché sono andato in modalità automatica. La stessa cosa vale così. Allora gli dici all'amico: "Scusa, ma
Sai che se io volessi informazioni, fossi un'azienda concorrente che vuole sapere su cosa state lavorando, voi state lavorando su brevetti importanti, io mi limiterei a dare 500 euro a questa signora per chiederle non di portare fuori i documenti, ma la sera, quando non c'è nessuno, di andare con lo smartphone, fare una foto, me la manda fuori, su Telegram, su Signal, fine. E la cancella prima di uscire dallo smartphone. Così anche se qualcuno all'ingresso le dice mi faccio vedere, che non succede, ma mi faccio vedere cosa ha sullo smartphone, non c'ho niente. Però intanto l'informazione è passata. Nessuno ha controllato e nessuno si rende conto che c'è stata l'uscita di informazioni. Tutto quello che noi diamo per scontato è qualcosa che ci fa funzionare in modalità risparmio energia e quindi disfunzionale. Andiamo però a vedere, perché i tempi sono stretti, andiamo a vedere come questi meccanismi vengono implementati nei social media attack, spear phishing, walling e business email compromise, che sono l'evoluzione del social engineering fisico classico, il shoulder surfing classico, il dump diving classico. Phishing. Classica situazione, mi arriva la mail, clicca qui perché... che ne so, il tuo password di Adobe, il tuo servizio, hai vinto qualcosa su non so, un Photoshop nuovo, qualunque cosa sia, e mi mettono il classico link del cavolo, Forget. Questo link, voi tutti capite benissimo che non è palesemente di Adobe. Però guardate cosa ha fatto con la Urmi Mimicry. Io ti dico offerta immediata, uso la grafica nella mail di phishing, la grafica di Adobe. Ti metto offerta immediata, però devi cliccare entro un'ora. Passiamo, se no, a un nuovo batch di mail ad altre persone. Io vedo la cosa, dico, cazzo, è proprio quello che cercavo. Vedo l'indirizzo, la mia attenzione, sto funzionando in modalità, cosa ha fatto? Mi ha portato in modalità sottocorticale. Poco tempo devi decidere, prendi subito qualcosa. Leggo le parole chiave che attivano delle singole parole, ma non è un'analisi completa, vedo semplicemente il bait, l'esca. Adobe, c'è anche un com, c'è una piccola D, ma è scritta in piccolo, tra help desk, secure, vedo secure, Adobe, sì dai è giusto, clicco e vado dove devo andare. Mi scaricherò un download di un malware, di quello che sarà. Ora, se io mi fermo ad analizzarlo, è chiarissimo che io sto andando su un sito, su un dominio di ben altro livello rispetto alla parte di Secure Adobe, però mi devo fermare un attimo a leggerlo. Ci casca in media l'1-2% delle persone, che però se io devo diffondere su larga scala un malware e mando 50-100.000 email, è più che sufficiente. A me basta far cascare il 2% delle persone se voglio fare la diffusione. E così il 2% lo becco, voi magari non ci caschereste. Ma abbiamo già detto che questo è un gruppo non rappresentativo della popolazione generale. Queste vengono spedite alla popolazione generale. Lo spear phishing è molto più preciso. Lo spear phishing richiede una pianificazione attenta. Lo spear phishing richiede una serie di fasi. Secondo Trend Micro, il 76% ormai degli attacchi mirati partono con un'attività di spear phishing, ma anche le Advanced Persistent Threats, quindi che vengono impiantate poi per sviluppi laterali all'interno dei sistemi organizzativi, partono spesso, vengono impiantate inizialmente con uno spear phishing, per un semplice motivo, che lo spear phishing ha, secondo i vari stimi di Accenture, di Trend Micro, eccetera, una tra il 30 e il 40% di tassi di successo. Ed è un dato abbastanza impressionante perché noi, nella comunità di sicurezza, di attacchi che abbiano il 40% di successo, con audience anche qualificate, non è che ne abbiamo tanti. È un dato abbastanza impressionante che richiede interventi proattivi a livello di blue team per essere gestiti e prevenuti. È molto difficile da riconoscere anche con training e quindi servono una serie di elementi. Andiamo a vedere. Come si fa? Come si monta un business email compromise, quello per chiedere il trasferimento di fondi? Beh, inizio con una prima fase di OSINT, di intelligence iniziale, per raccogliere informazioni sul mio obiettivo. Diciamo che tu sei il dirigente finanziario che voglio attaccare, che so che ha diritto di trasferire fondi entro una certa cifra per l'azienda. Ok, devo diventarti amico. Sei un'azienda petrolifera. Benissimo. Allora inizio a fare una ricerca, utilizzo tutti gli strumenti di OSINT, ce ne sono tantissimi. Faccio una profilatura completa, prendo Maltego o il SET su Kali Linux, mi faccio una costruzione della rete di relazioni che ci sono intorno a te.
Mi guardo i tuoi amici, ci metto ore, certo, ma questo è un attacco professionale che viene fatto da un team professionale con un obiettivo di guadagno, di ritorno importante dell'investimento. Non è una cosa che fa uno un'oretta in pausa pranzo. Mi metto lì per 3, 4, 5, 6 giorni a studiare gli obiettivi. Mi guardo la tua rete di amici, mi faccio il grafo di tutte le tue relazioni, di primo ordine, di secondo ordine, di terzo ordine. Poi cosa faccio? Ti chiedo l'amicizia presentandomi per qualcuno? No. Devo avvicinarmi senza, perché è sospetto, devo invece, abbiamo detto, creare la normalità, il fatto che siamo parte tutti dello stesso gruppo. Allora cosa faccio? Mi creo un profilo LinkedIn. Nel profilo LinkedIn mi presento come manager petrolifero. E inizio a chiedere le amicizie, passando dalle pagine, quindi più impersonali, più distanziate, a persone che sono al terzo livello della tua rete sociale. Quindi amici dell'amici dell'amici. E inizio a costruire una rete intorno a te, poi da lì passo alle amicizie ai secondi. Questi vedranno che è una rete importante di tutti i manager del petrolifero. Sto facendo un esempio a caso. A questo punto mi daranno le amicizie, pensando che sono nel sistema, e inizio a pubblicare qualcosina sulle pagine, in modo tale che nell'arco di qualche settimana questo profilo sia credibile. A questo punto ho intorno a te anche una rete di secondo livello, ho un'identità credibile, ho una rete di amicizie di secondo livello intorno a te che sono a loro volta confermate nella loro validità dalla rete di terzo livello. Sono molto credibile. A questo punto ti chiedo l'amicizia su LinkedIn, chiedo il rapporto. È molto probabile che tu me la dia o inizio a frequentarti su Twitter. Nell'arco di qualche tempo può emergere che siamo, io lavoro nell'altra sede dell'azienda, di una multinazionale, in un altro paese. Non è vero. Però inizia a essere credibile. Dopo 3 mesi, 6 mesi, dai per scontato che anch'io sia un manager, anche se non abbiamo tanti rapporti. Diventiamo amici su Facebook, magari. Nuova passata su Maltego, adesso che ho la tua rete interna di amicizie. E chiedo amicizie ad altri amici comuni che vedo che lavorano negli stessi paesi dove, nella mia fake identity, sto lavorando anch'io. A questo punto ho costruito intorno a te una leggenda, cioè una storia assolutamente credibile, che anche un operatore esperto avrebbe difficoltà a riconoscere come una balla, sostanzialmente. È a questo punto che arriva il contatto. È a questo punto che la persona può fingersi normalmente un superiore, di solito ci si finge un superiore, che ha bisogno dell'aiuto del manager per gestire un trasferimento fondi, magari un venerdì sera con gli uffici chiusi, che sa che è una procedura che non si potrebbe fare. Però tu sai e sei sicuro ormai da 6 mesi che lui è veramente un manager di livello superiore al tuo, che lavora nel tuo settore, nella tua azienda, in un altro paese, con tutti gli amici in comune, che è affidabile, avete scambiato un sacco di messaggi, di amicizie, eccetera. Dal 30 al 40% ci casca e fa il trasferimento del venerdì sera e lunedì mattina si scopre che non era vero. Può sembrare una cosa complessa, beh, i dati che abbiamo visto sono impressionanti. Ne ci sono cascate solo l'anno scorso 7.000 aziende negli Stati Uniti con dati dichiarati all'FBI, con un danno medio di 100-120 mila dollari per azienda, il che vuol dire 20 al giorno mentre stiamo parlando. È una rete industriale molto organizzata, molto sofisticata, che porta a un altro livello la complessità e si basa tutta su dimensioni psicosociali, sull'utilizzo di human exploit di tipo cognitivo, sociale, emozionale, su cui non c'è un algoritmo o un antivirus che le può bloccare. E allora a questo punto dobbiamo implementare misure umane e misure tecniche insieme. Vediamole. Vado un attimo veloce perché ho già introdotto alcuni dei concetti di ransomware, non parto. Ad esempio, una procedura di Trend Micro è quella di utilizzare un sistema, grazie, un sistema di questo tipo. Faccio uno scanning del testo delle email che arrivano ai manager in posizioni di rischio, li identifichiamo, manager finanziari, manager di sicurezza, eccetera, quelli che potrebbero essere oggetti di attacco. E andiamo a verificare quando arrivano delle email, chi l'ha mandata. In modalità con algoritmi di machine learning che mi fanno un clustering in modo tale da costruire in maniera automatica su dei training set importanti, di costruirmi dei profili tipici di comportamento delle tue reti professionali. Se qualcuno inizia a mandare una mail che tu non ricevi in un modo che passa attraverso una rete reliable internazionale di mail server diversi dal solito, con parole chiave interne diverse dal solito da parte di persone con cui non hai scambio, ti scatta l'allarme, cioè viene avvisato la persona che potrebbe essere uno spear phishing in atto. Quindi mettendo insieme algoritmi di machine learning, riconoscimento, natural language processing e procedure di formazione e training su questi aspetti che si basano sulle variabili psicologiche utilizzate in questo senso. È una forma di difesa ibrida contro quello che è un attacco ibrido. Come possiamo quindi, se abbiamo una responsabilità
di difesa. Bene, il primo passaggio è quello del training e della formazione. Il personale deve essere formato a riconoscere questi aspetti, utilizzando tecniche di social engineering in positivo. Ad esempio, sviluppare il senso di orgoglio, di sicurezza, di non farsi fregare, che sono le variabili emozionali che sono molto motivanti. Se io sono un personale che fin dall'inizio viene avvisato che ci sono questi rischi, che potrebbero avvenire attacchi di questo tipo, che sarei proprio, metterei in difficoltà l'azienda e farei una figura di palta io con tutti i miei colleghi. Questo va a creare un senso di riprovazione sociale che mi porterà a essere più attento ogni volta che c'è un solo vago elemento di questo tipo. Utilizzo il social engineering a scopo difensivo invece che offensivo, facendo leva sui processi psicologici normali dell'essere umano. Dobbiamo usare le logiche di organizzazioni ad alta resilienza. Le classiche checklist in molte aziende vengono fatte: sì, devo fare questo, questo e questo, ma che valle, non la faccio, tiriamo via. Dobbiamo usare la stessa logica che si usa nelle centrali nucleari, nelle sale operatorie, eccetera, in cui la checklist non è rituale, deve essere eseguita. Ma questo lo posso passare soltanto se c'è una cultura della sicurezza che parte dai middle manager e dal momento in cui io faccio la socializzazione del nuovo dipendente, cioè i primi giorni di induction, di assunzione, in cui non devo dirti stai attento a questo, ti devo far sentire e sperimentare che ha un valore per l'azienda. Ad esempio, facendoti capire subito che crea una reazione immediata e fortemente negativa, utilizzando processi psicologici, non ti dico non farlo, uso lo storytelling, classica tecnica psicologica in cui tu ti puoi identificare e racconto la storia di qualcuno che ci lavorava qui prima di te, che ha fatto un casino, ha fatto una figura terrificante, ha messo in crisi, è stato licenziato per questa banalità. E raccontare e condividere storie è una modalità di formazione molto più efficace, qui ci sono proprio dati alla mano, di darti la regola. Non troppo spesso nella sicurezza noi diamo regole, noi dobbiamo raccontare storie coerenti e significative che permettono di identificarsi e di condividere valori e vissuti emozionali rispetto al tema della sicurezza. La sicurezza non è una questione di tecnica, è una questione di emozione. Nel momento in cui ogni singolo impiegato dell'organizzazione si sente un operatore della sicurezza nel suo ruolo e nelle sue attività, cambia la cultura della sicurezza e la possibilità che attacchi di questo tipo abbiano effetto crolla in maniera verticale e diventa una modalità con cui posso diventare cooperativo. L'operatore della sicurezza non è più visto come la persona che rompe le balle perché non si fanno le cose, quello che ostacola la fluidità dei processi. Diventa qualcuno che sfrutta le regole e le modalità di funzionamento normale e le usa a vantaggio della sicurezza. Mette subito le regole in chiaro, il capo non ti può chiedere di violare le regole. E questo lo diciamo a tutti e i capi lo devono rispettare. Ciascuno di noi è responsabile e deve esplicitamente andare a ricordare ai propri colleghi che queste cose non si fanno. Si deve arrivare a un contesto in cui se uno mette la password sullo schermo sta violando la sicurezza di tutto il team, di tutta la squadra. Gli va tolta e cazziato dai colleghi, preso per il culo dai colleghi, preso in giro. E da quel momento in cui mi prendono in giro una volta in pausa caffè, perché sono il pirla del gruppo, questo significa che non lo farò mai più. Molto più utile che il 44esimo memorandum via mail si ricorda ai dipendenti di non mettere le password, così che non serve assolutamente a niente. Vado quindi a chiudere. Abbiamo bisogno di partire dal comportamento normale, sfruttarlo in logica blue teaming, sfruttare le logiche di gruppo e sviluppare una attitudine alla resilienza, che non è solo dare regole, ma trasformare tutti in protagonisti attivi della sicurezza. Grazie. Allora, credo, non so se c'è tempo per domande o altro. Queste cose le approfondiamo su una pagina Facebook, si chiama Bits and Bates, che si occupa di psicologia della cybersecurity. Il libro che vi suggerivo all'inizio era quello di Daniel Kahneman, Pensare lento e veloce. Lo consiglio a tutti gli operatori della sicurezza perché dà tantissime indicazioni su come le persone ragionano in concreto. E quindi in un'ottica di messa in sicurezza dei sistemi dell'organizzazione è una lettura preziosa, soprattutto per chi ha ruoli tecnici. Perché chi ha un ruolo tecnico e ha questa competenza di leggere i processi tecnici umani, diciamo così, acquista un vantaggio enorme anche nell'efficienza ed efficacia e nel modo in cui è percepito nel contesto. Poi se ci sono dubbi, domande, perplessità, eccetera, la mia mail è luca.pezzullo@gmail.com.